Iniziativa culturale che, dicevo, si svolge nel Museo Archeologico Nazionale di Policoro. Sottolineare la mia soddisfazione che il museo riesce, l'arte nel museo è un binomio molto interessante e che così apre ad un discorso culturale che va al di là del passato, che se addirittura si proietta nel futuro, grazie ad Antonio De Siena, il sovrintendente, che ha aperto un po' le porte a questo discorso. L'attività portata avanti in tutti questi anni del nostro professor Sebasti è stata proprio in direzione di una divulgazione culturale che potesse abbracciare non solo l'arte alla quale lui sovrintende, ma anche altre forme artistiche che vanno dalla lettura, dall'informazione, dalla televisione, fino alle forme più semplici, diciamo, di comunicazione. E in tutti questi anni Salvatore Sebasti è stato certamente un punto di riferimento. Abbiamo visto i suoi tanti contatti con i grandi poeti, da Leonardo Sinisgalli ad andare avanti, con grandi scrittori, con grandi artisti, Zancanaro, eccetera, tutti quegli artisti che hanno avuto un contatto diretto con Salvatore Sebasti e che poi lo hanno in qualche modo arricchito, perché in questi anni lui è sempre andato avanti, non si è fermato soltanto a quello che produceva, per esempio, 30, 40, 50 anni fa, quando abbiamo visto la sua produzione artistica era più legata in una produzione di pittore, artista, antropologo, legato un po', se vogliamo, alle richieste demoetne antropologiche di Ernesto De Martino, e poi invece è andato avanti e è riuscito così a sfociare in un discorso molto più ampio, molto più pregnante, riguardante l'arte informale, riguardando un po' l'arte contemporanea che viviamo quotidianamente. E allora adesso la parola passa ad un altro amico, il sovrintendente archeologico della Basilicata, Antonio De Siena. Io ricordo molti anni fa, gli feci un'intervista a Metaporto e parlammo un po' di Dios Satanos, la vita oltre la morte. E per alcuni uomini, diciamo, privilegiati, tipo Salvatore Sebasti, non ci sarà mai la morte, ci sarà sempre la morte. L'accoppiamento con il maestro Sebasti in effetti ha il valore, perché, come tu stesso hai detto, è l'uomo, è al centro della loro ricerca, che anche De Bestiano cercava l'uomo, anche De Bestiano, che mi ricordo in quel momento, Marbello, a un certo punto c'è una frase all'interno di un'intervista con Rocco Manzarone in cui dice: è l'uomo che è importante, non l'archeologia, non l'attività, non i musei, prima viene l'uomo e poi vengono le altre cose. Lo diceva a proposito dei rapporti che riusciva a tessere, a mantenere, a stabilire con tutti noi. Quindi ti ringrazio per questa evocazione, questo richiamo ad Adamestiano, quindi qui va tutto il nostro apprezzamento e le nostre anche riconoscenze. Passo a parlare del maestro Sebasti, di questa lunga amicizia, dico lunga perché parte da molto lontano, citava prima Rocco Brancani, citava questa vecchia intervista, ma già allora si presentò a Metaporto, mi ricordo, venne proprio con il maestro Sebasti, stavate insieme. Stavamo in Bornice e tu mi visti e ti accompagnava quel signore che allora aveva qualche capello bianco e nero in più e capello bianco in meno. E quindi da allora cominciò questa amicizia con Salvatore Sebasti, anche perché poi ci unisce non soltanto quel barocco che fu prima citare dell'intervista, ma ci unisce, vuol dire, la vicinanza topografica, culturale del Salento. E da allora una serie di esperienze fatte in comune. Io mi ricordo
la mostra degli artisti con un tema sulla Magna Grecia, un'altra ancora per la magia, che è sull'artigianato, e devo dire che quella mostra che ha visto anche la partecipazione di altri artisti lucani, e poi l'abbiamo portata anche fuori, mi ricordo anche a Lerici, quindi l'abbiamo portata, per cui vuol dire un'esperienza che nasceva da che cosa? Da un convincimento suo ma anche mio. E allora ero responsabile del Museo di Benevento e ci rendiamo conto che era necessario rompere una specie di tabù mentale che molti hanno ancora, per cui il museo deve essere lo spazio riservato agli oggetti antichi, una specie di quasi di stanza delle meraviglie, però riservato quasi in maniera quasi sacrale, a far vedere soltanto quello che proviene dalle fonde, dai santuari, quindi soltanto quello che è antico. Tutto quello invece che è moderno viene ancora considerato quasi una dissacrazione, un opere per specie di incantesimo. Bene, con lui, proprio a Benevento, abbiamo fatto questa prima esperienza con gli artisti su un tema che avevamo in qualche maniera individuato, e questa mostra è veramente l'apprezzamento del pubblico. Quindi unire l'antico, il percorso di racconto dell'antico, con invece una rivisitazione moderna dell'antico, è stata veramente un'esperienza grandiosa, non soltanto per me, ma anche per quanti hanno avuto modo di frequentare quel periodo del museo. Poi la nostra esperienza è continuata con la mostra delle opere più recenti del Maestro Sebaste fatte davanti al museo, e anche in quel caso abbiamo visto tutti come il pubblico abbia gradito questa associazione, questo unire l'antico, nel senso come racconto della storia, dell'archeologia, del territorio, dell'Arundino, ma a fianco come un artista contemporaneo che in qualche maniera di questo territorio ha, più si parlava prima di acqua, arriva l'assessore di fiumi, eccetera, abbia bevuto la cultura, l'acqua, il museo, in qualche maniera abbia poi restituito con le sue opere una rivisitazione, una rilettura di miti, di sogni. Questi fatti ancestrali, non è il mio lavoro, che lascio la dottoressa Torelli, lascio il compito di scrivere le opere di... Però questa scomposizione della materia, questa cosa di vivere attraverso delle forme poi ibride, fantasiose, creative, benissimo, questa è la maniera che Maestro Sebaste ha di leggere la storia di questo territorio. Per cui, nel momento in cui è venuto più recentemente e mi ha detto, con questo fare sornione, perché attenzione, sembra così con la faccia quasi da nonno sicuro tranquillo, ma con la faccia sornione è una persona che ce l'è di molto chiara. Quando ha un obiettivo, quell'obiettivo lo raggiunge. Qualunque sia la difficoltà la sa superare. Ti faccio i complimenti per questo. Quindi non demorde mai davanti ai rifiuti, eccetera. Quest'anno mi avevo cominciato a trovare difficoltà, no, a trovare difficoltà. C'è una difficoltà da superare, devo dire, con questa grazia, con temperanza, è riuscito a superare tutto e oggi siamo qui a presentare le sue opere più recenti. L'ho fatto con orgoglio, con contentezza, con grande soddisfazione. Perché? Perché risponde a quel principio originario che avevo prima cercato di esporre. Il museo non è un luogo esclusivo per le opere d'arte antica, ma il museo è l'uomo della discussione, della dialettica, è l'uomo della comunità, dove la comunità che ci ospita può trovare spazio per ritrovare anche elementi culturali di vario genere, purché da questa presenza nasca un dibattito, nasca una partecipazione, perché soltanto in questa maniera possiamo riuscire a vitalizzare meglio di quanto oggi non si faccia questi luoghi. Altrimenti veramente creiamo dei contenitori abusi da noi stessi. Invece i contenitori museali devono essere parti attive di un territorio.